Salve a tutti amici di YouTube Italia, benvenuti in questo nuovo video. Faccio questo video per condividere qualcosa con voi, per chi non lo sappia. Allora, pochi giorni fa è stato annunciato ufficialmente su internet l'uscita di 3 ebook riguardanti il mondo di Harry Potter. Queste ebook approfondiranno la visione che abbiamo attualmente del mondo magico e di Hogwarts. Usciranno il 6 settembre in lingua originale, ma non viene stata ancora detta la data di uscita di queste ebook in lingua italiana. C'era da aspettarsi che prima o poi la Rowling decidesse di lanciare questi ebook, perché dopo aver raccontato, diciamo, la storia riguardo la storia della scuola di magia americana, ovvero il Vermont, di cui vi ho già parlato, era, diciamo, plausibile che prima o poi uscisse anche delle storie riguardo Hogwarts, che è la scuola di magia inglese alla quale siamo tutti quanti legati. Quindi, le ebook sono i seguenti. Vi dico i titoli tradotti, perché sono usciti solamente in inglese e li ho tradotti in italiano. Allora, il primo ebook è Brevi racconti da Hogwarts sul potere, la politica e poltergeist fastidiosi. Questo ebook offrirà uno sguardo al lato più scuro del mondo della magia, svelando le spregevoli radici della professoressa Umbridge, la verità sul ministero della magia e sulla storia della prigione dei maghi Azkaban. Approfondiremo inoltre i primi anni di Lumacorno come professore di pozioni e il suo rapporto con Tom Morvolos e Riddle. Il secondo ebook invece è Eroismo, difficoltà e passatempi pericolosi, che racconterà storie di eroismo, difficoltà e pericolo con due dei più coraggiosi e iconici personaggi di Harry Potter, ovvero Minerva McGrane e Remus Lupin. Non so perché proprio questi due, ma vabbè. J.K. Rowling ci regala inoltre uno sguardo alla vita segreta di Sibylla Kuman e a quella dell'amante di creature magiche Sylvanus Caterborn, che se non sbaglio Caterborn era il predecessore di Hagrid come insegnante di cura delle creature magiche. Il terzo ed ultimo ebook è Hogwarts, un'incompleta e inaffidabile guida, che porterà in un viaggio alla scoperta della scuola di magia e stregoneria. Conosceremo i luoghi della scuola, i suoi residenti permanenti e scopriremo di più sulle lezioni e sui segreti del castello. Questi sono i 3 ebook che usciranno in lingua originale il 6 settembre, costano tipo 3 euro l'uno se non sbaglio. E io spero di farci dei video a riguardo, dei video approfondimento, come ho fatto per quanto riguarda la famiglia Silente, i Malandrini, gli elfi domestici, la profezia, il Vermorny e cose del genere. Spero di riuscire a fare video del genere, magari comprando anche un nuovo microfono, perché come vi ho detto in un video aggiornamento, questo qui fa schifo, quindi non posso fare video del genere con questo microfono. Quindi usciranno altri video approfondimento, questa è una buona scusa. Ditemi voi che ne pensate di questi libri, se li comprerete, se li vi piace, se non vi dispiace, se vi sembra che la Rowling si sta vendendo troppo. Ecco, a me sembra un pochino che sta cercando di portare avanti sempre il mondo di Harry Potter, anche perché ormai ha capito che ha successo e quindi racimolarci qualcosa non è male. Però finché lo fa in maniera intelligente, per me non c'è problema, sinceramente. Spero che questo video vi sia piaciuto, commentate, iscrivetevi, mettete mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!